chi è? Il nostro Fabio Potenzano! Tanto nella... Caro Fabio! Buongiorno! Allora, che siamo facciamo pronti oggi? Che facciamo? Guarda qui oggi che belle cose! Una bella ricetta con una carne bianca, carne di pollo. Ti faccio sempre un concetto di involtino, quindi andiamo fuori dalla tradizione siciliana come piatto autentico, però gli diamo una connotazione. Facciamo una rollatina di pollo con pomodori secchi e olive, con una salsa fatta un po' con il miele, una salsa di soia, quindi vado fuori gli schemi, e delle patate al limone cotte nelle foglie di limone. Oggi il limone fa da protagonista, anche perché dopo limoni di Sicilia, limoni di Amalfi, ovunque. Ci mancano solo quelli di Sorrento, ma insomma siamo lì in zona. E allora iniziamo, procediamo. Cioè, ci tagliamo un pochettino di olive nere, questa parte, uno e due, sono ovviamente denocciolate, sì, che sono rotonde, adesso le facciamo diventare piatte. Qualche pomodoro secco, questo quello serve per dare un po' di gusto al nostro pollo. È vero, il pomodoro secco così da di sempre... Di marzameni magari. Ce lo mettiamo da parte. Marzameni è bellissima, no? Bellissima. Come si dice, una città, come dite voi, instagrammabile. Molto instagrammabile. Ma pensa che veramente il social network per Marzameni è stata una fortuna, perché era un villaggio di pescatori sostanzialmente. La sua la bellezza del centro storico, condita dalla importanza che hanno acquisito i social network, l'ha resa proprio famosa nel mondo. Davvero, in perché tutto il mondo la spieghiamo cosa vuol dire instagrammabile magari al pubblico più anziano, cioè che nelle foto viene bene, particolarmente bene, quindi è fotografata da tutti, messa poi sui social eccetera, quindi è diventata molto popolare, cioè tutti quelli che vanno in Sicilia vanno a vedere instagrammare, bellissima, a vedere questa parte che secondo me la Sicilia è tutta instagrammabile, cioè ovunque vai, e i siciliani ti ringraziano per questo. Vabbè, però è vero. Allora qui fettine di pollo, vedete? Sì, tra due fogli di pellicola, scusate il frastuono, ma posso farlo io anche? Vai Antonella. Grazie, no, perché stasera sapete ecco, stasera avendo The Voice Senior, no, devo un po' togliere le tensioni, e quindi oltre a sentire questa canzone che voi sento sempre prima della diretta, ho bisogno anche un po' di sfogare, e quindi ecco, adesso meno, quindi pronti, carichi per stasera, bravissimo. Carichi per stasera. Allora, la pellicola, come vedi, serve a evitare che la carne si possa stracciare, che altrimenti giusto, si strappa. Esatto, è importante, non è che noi mettiamo la pellicola perché non abbiamo nient'altro, ma perché così la carne non si rompe. Poi togliamo la pellicola, li teniamo ben... Metto un po' d'olio, vuoi che ti metta qualcosa nell'acqua? No, adesso... Non prendere iniziative! No, Antonella, figurati. È tutto adesso così sano per ora, non è tutto persino, guarda, l'Evelina sono sconvolta. Evelina, ogni tanto anche lui alterna, no? Giustamente. Sì, un po' di mettiamo, guarda, così, ce le perfetto sovrapponiamo. Se vuoi mettere, per piacere Antonella, se hai voglia, un po' di pomodori secchi, un po' di olive, un po' di timo. Sono tutte e due. Esattamente, questa ce la spostiamo un po' al centro. Un pizzichino di sale. Se non stai attento scappa. Esatto. E poi andiamo a fare la nostra rollatina. Questo è un modo diverso per mangiare la fettina di pollo. La mettiamo lì, però gli diamo una connotazione un po' diversa. Sicuramente la cottura è un po' particolare. Quindi andiamo a chiudere due estremità. Ecco perché ti dicevo il concetto facciamo di involtino. Due estremità così. Sì. E poi con la pellicola stessa andiamo ad arrotolare. Quindi ci aiutiamo con la pellicola. Andiamo fino in fondo e creiamo una bella caramella. In questo modo qua. Uno e due. Che possiamo andare anche a legare. Comandiamo, facciamo, chiudiamo questa, nel senso che ci rendiamo conto anche della fettina, come si muove, e siamo pronti. Ora, questa andiamo a fare una cottura un po' particolare, perché utilizzeremo una pirofila, in questo modo, l'andremo a riempire d'acqua, quindi ci metteremo l'acqua, e l'andremo a mettere in forno a 80 gradi. Cioè, tu riempi l'acqua, sì, facciamolo, come guarda se fosse una sorta di crème caramel, in questo caso. Quindi così. Quindi l'acqua serve ovviamente a non bruciare la pellicola. Potremmo cucinarla immersa in una pentola, potremmo cucinarla a vapore bella sicuramente. Piena, sì, deve essere bella piena. E questo va a 80 gradi per circa 30 minuti, ok? Se qualcuno volesse mettere la sonda dentro, ricordiamoci che il pollo dovremmo mangiare almeno a 66 gradi. Ok, quindi 80 gradi, hai detto 30 minuti. 30 minuti. Va bene. Esatto. Ce l'abbiamo qua. Così questi li scoliamo. Vedete, facciamo vedere che appunto sempre nell'acqua così. E ovviamente sono bolliti in esatto, questo momento. Esatto, sono bolliti. Ora noi andiamo a togliere la pellicola e li andiamo a rosolare.
Va bene. Una bella crosticina. Io nel frattempo faccio le patate. Prendo, sai cosa prendo? Il mio... Cosa dici? Cioè, no, a me piace la pinza. Con questo tipo di cottura tonella. Poi si riduce l'assorbimento dei grassi, no? Anche nella rosolatura. È vero. Quindi alleggerisce anche la cottura. Allora, patate al limone. Patate lesse schiacciate, scorza di limone, in questo caso, succo di limone. Mettiamo qua. Un po' di pepe bianco, del sale, dell'erba cipollina, che ci piace tanto, con le patate e il limone ci sta bene, e le andremo a cuocere, queste qua, tra due foglie di limone. Oh. In questo modo, così, uno e due. Bello! Allora, hai messo dentro patate, erba cipollina, sale, pepe, succo e scorza di limone e dei tuorli, un po' come se fosse quasi una patata duchessa, un po' l'impasto della patata duchessa. Il tuorlo serve fondamentalmente per dare struttura e compattare la patata, che altrimenti rischierebbe di rimanere sotto forma di purè. Ok, bella, quella ci siamo. Vedi, qua deve fare un po' di crosticina. Deve diventare un po' meno anemico, perché il pollo ha sempre, no, un colore... Anche perché la crosticina significa gusto, no? Certo. In questo caso. Andiamo a prendere le nostre foglie di limone, questo mettiamo qua, foglio di carta stagnola, e andiamo a posizionare la foglia di limone qui, in questo modo. Sac à poche. Utilizzo il sac à poche per comodità, ma potremmo farlo anche col cucchiaio. Andiamo a fare una bella striscia, bello cicciottello. Vedi, di patata, così, in questo modo. Orizzontale. Sì. Come se fossero delle crocchette, crocchettone, però belle. In questo caso non panato. Andiamo a avvolgere prima con il limone, in questo modo, e poi con la stagnola. Perché la stagnola, in questo caso, perché andremo a fare una cottura a temperatura più alta, quindi 180 gradi, e qua gli diamo circa 20 minuti. In forno? Nel forno. In forno, sì. Quindi usiamo il forno. Sì. Usiamo solo Mettiamo qua. Il profumo... della foglia proprio. È buonissimo. Sì, pensa quando poi la togli che diventerà secca la foglia, molto bella. Una volta dopo il tempo trascorso, questo sarà l'effetto. Vedete? Bellissime. Non piace. Dobbiamo semplicemente impiattare. Qui c'è una miscela di sesamo, cimino, perché la tradizione siciliana il pane si vende cucimino con il sesamo. In questo caso abbiamo messo sia sesamo dorato che sesamo nero. Brava Antonella. Questo deve passare bene. Vieni, vai, prendo io. Beh, ma è meraviglioso. Guarda, il sesamo gli dà un buon gusto. Ricorda tanto la Sicilia. Da ma è meraviglioso. Vista. Hai fatto un mix di modernità e di tradizione bellissimo. Qualche Fabio. Germoglietto di spinaci, un po' di insalatina. Beh, verina. Giusto per mettere una cosa, gusto. No? No. Germoglietto mettiamo così. Il gusto e leggerezza. Insieme. Tutta leggera, questo è un piatto meraviglioso, questo lo copio subito. Sì. Guarda il pollo. È un sacco di tecniche. È fatto di tecniche, ma non a caso. Guarda il colore del guarda pollo. Guarda che bello, vedete, poi dentro il pollo non è stofaccioso, perché ricordo ci sono le olive, il pomodoro. Pollo è morbidissimo. E quindi è veramente buono. Andiamo a impiattare. Ce sì, guarda, ne abbiamo quanti ne vuoi. Grazie Antonella. Uno. Va. Guarda la succulenza del pollo. Mamma mia. Andiamo a mettere le patate, che le andiamo a servire con tutte le foglie. Sappiamo che sul piatto ci deve stare tutto quello che è edibile, ma il piacere di portare queste patate in tavola, e poi le andiamo a scartare. Certo. In questo modo qua. L'ultimo, un po' di fondo di cottura, questo è quello della... con un po' di fondo di cottura del pollo, comunque il fondo... Il fondo abbiamo visto che è indispensabile, l'abbiamo sì. capito. Tenetevelo da parte. E andiamo a salsare. Va. Sei proprio bravo, Fabio Potenzano. Rollatine di pollo, alle olive, pomodori, ma è stato riduttivo. Copiatelo, grazie.